Pancras in the house, sono tornato. Bentornato, è tornato Nuasa, avevamo promesso che tornava questa settimana, esatto. E questa settimana è una settimana abbastanza importante perché sono successe un sacco di cose. Sono stato impegnato per cose mie 2 settimane e il mondo si è ribaltato, si è rovesciato. Vi ho lasciato che la notizia più in voga, quelli di tutti parlavano di questa cosa dell'Afghanistan, te lo ricordi? Sì. Tutti erano preoccupati per le sorti delle donne e anche degli uomini, dei bambini afghani lasciati nelle mani dei talebani, e ho visto tutti preoccupati, ma anche ho visto leghisti preoccupati, ho visto fratelli e sorelle d'Italia preoccupati e ho detto: cosa sta succedendo? Il mondo sta cambiando. Poi fortunatamente mi sono accorto che invece delle donne, dei bambini e degli uomini che muoiono nel nostro Mediterraneo continua a fregargliene un cazzo. Meno male. Anzi, in questo momento sono tutti preoccupati perché non funziona Facebook. Bravo. Siamo in diretta. Siamo in direttina. Su Twitch in diretta. Mentre voi che ci state vedendo ora su Facebook e su YouTube siamo in differita. Adesso che ci guardate, noi stiamo mangiando la nostra zuppetta. Comunque sono successe altre cose. Contemporaneamente i fascisti sono scesi, quelli dell'estrema destra, diciamo, sono scesi in piazza con i Novax, i No Green Pass, per contestare la dittatura sanitaria. Dico: ma come, fascista che è contro la dittatura? È un ossimoro, non funziona. Vedi che sta succedendo qualcosa di strano. Poi mi sono detto probabilmente con il Green Pass i treni non arrivano in orario, che è la cosa per loro fondamentale. Sì. Ma è successo ancora di più. Morisi. No. Praticamente è quello il responsabile della comunicazione della Lega e di Salvini, quello che ha inventato, ti ricordi Salvini al citofono, scusi, lei spaccia? Ah sì, sì. Dammi, mi ricordo che Morisi aveva fatto pure la campagna quando era successa con la morte di Stefano Cucchi, sì, dicendo lui è un drogato. Sì, denigrava tutti quanti, gli avversari politici, la bestia social. E poi seminava odio contro gli stranieri, contro gli omosessuali, contro i drogati. E cosa succede? Me lo arrestano perché ha venduto, pare, una bottiglia di droga liquida a 2 rumeni. Escort con cui faceva i festini a casa sua a base di cocaina, quindi proprio stranieri, drogati, omosessuali. Tutti, erano rinchiusi tutti. Ma non è! È da lì che prendeva le idee. Sì, però. Ma non è mica finita! No. La magistratura ha assolto Dell'Utri. Wow. E tutti a dire: Dell'Utri è una brava persona. Bravissima. Era una brava, dimenticando che è stato già condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Era quello di Mangano, lo stallone di Arcore. Per cui, e contemporaneamente, pochi giorni dopo, danno 13 anni a Mimmo Lucano. E tutti a dire: è una cattiva persona. Lui che ha inventato un modello di solidarietà invidiato in tutto il mondo, ma non solo umano, ma anche addirittura efficiente. E allora la sinistra dire: questa è una sentenza politica, la magistratura è politica, ma quelle sono le frasi che diceva Berlusconi 20 anni fa. Allora aveva ragione Berlusconi. Allora Rubi era veramente la nipote di Mubarak. E poi, insomma, mondo alla rovescia, la Juve che perde in Italia. Perdeva, perché ieri ha vinto. Però, insomma, è dietro in classifica e vince in Europa, e l'Inter che ruba. Insomma, è un casino pazzesco. Ma una ruberia unica. Per cui io non so più che pesci prendere, e quando mi trovo disorientato, solitamente, io non so se ce l'abbiamo già in onda. Dovremmo avercelo in onda qualcuno che può rispondere a tutti i tuoi quesiti. Esatto, tutte queste che domande mi dà una mano ad orientarmi in questo mondo che sembra funzionare alla rovescia. Oggi abbiamo come ospite una delle menti più brillanti. Vero. Avremo presto, perché qua con la pioggia sta succedendo di tutto a Milano, non so se è pioggia acida o che cosa, i collegamenti sono partiti e tutto quanto, però quello che stava dicendo in Nuas, che anche la mia voce non è proprio normale, la persona giusta che può rispondere a tutte queste domande, uno scrittore, un autore, un drammaturgo, artista, un drammaturgo, un cabarettista, un filosofo, quello che volete. Per me è una delle menti più lucide. Questa sera dovremmo avere Giulio Cavalli. Giulio! Ma non ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo ancora. La regia dice: ciao ragazzi, come state? Vabbè, ragazzi, ve l'avevamo detto, c'è Facebook in crash, in down, e funziona tutto in una qualche maniera. Per cui, vabbè, avevamo Giulio Cavalli, io qua delle domande pronte per Giulio Cavalli. Se non abbiamo ancora Giulio Cavalli. Allora facciamo così: mandiamo in onda quel piccolo contributo. Bravi, perfetto. Mandiamo in onda un piccolo contributo. Questo contributo prima ve lo facciamo vedere e poi lo commentiamo.
Sentiamo, sentiamo, vediamo, vediamo. E poi... Oh, ma ascoltami Nuas, io ho visto questa roba qua, non io mi dissocio perché sembra quasi un sequestro di persona, però... Ma l'hai riconosciuto? L'ho riconosciuto. A casa l'avete riconosciuto, scrivetelo nei messaggi, li leggiamo in diretta su Twitch, su Facebook siamo in differita, ma li leggeremo stasera mentre saremo a tavola con le nostre famiglie. Bravo, ma io... E poi la settimana prossima ne parliamo. Ma quello che volevo chiederti, ma perché abbiamo rapito un torero? Ma forse, forse ha a che fare con qualche canzone nostra che parla di corrida? Bravo, infatti noi abbiamo rapito questo torero, chissà che fine farà, mi sa che fra qualche settimana lo vedrete. Ora, in questo momento, Nuas, tu avevi un'altra notizia da leggere, vero? No, io stavo aspettando Giulio. Se Giulio Cavalli non è ancora in linea con noi, possiamo magari, adesso sento che la regia mi danno sicuramente delle informazioni su questo, magari passiamo al secondo ospite. Regia, cosa ne dici, visto che oggi è una puntata un po' così, dobbiamo improvvisare. Non funziona un cazzo. Prova a fare un'imitazione intanto. Ehi ragazzi, chi è? Non funziona un cazzo. No, era Celentano. Dato che abbiamo un attimo di tempo, noi parliamo sempre un po' di sport e tutto quanto. Io colgo l'occasione in questo momento, e davanti alle telecamere, davanti a una platea, e davanti a una platea internazionale, voglio che il nostro Nuas commenti un fatto straordinario che è successo ieri. Allora, diciamo, prima delle Olimpiadi c'era questo atleta che non si capiva se fosse un atleta veramente già confermato in tutto quanto, affermato. Perché le sue, comunque, durante le competizioni in cui ho fatto un post infelice su chi dimmi. Si parlava di Sonny Corbrelli da Brescia, suo post. Ho sempre seguito, insomma, il Giro d'Italia, il Tour de France, e vedevo che i telecronisti nominavano sempre in continuazione questo Sonny Corbrelli, che però non vinceva mai. Arrivava sempre dietro, tra l'altro non faceva mai nulla. E allora ho fatto questo post dicendo: ma perché i telecronisti del ciclismo nominano sempre questo Sonny Corbrelli, perché ha un bel nome che tanto alla fine non vince mai? E quindi ho fatto questo post. Da allora Sonny, da quel momento, campione d'Europa, campione d'Italia, campione d'Europa, vincitore della Parigi-Roubaix. Sonny, i Pancras ti vogliono bene e ti hanno portato bene. E quindi posso dire che porto un po' fortuna, devo fare altri post del genere. Assolutamente, per sì. Altri sportivi, se non state andando bene, ditemelo a me, io vi faccio un post che vi attacco contro di voi, e da quel momento in poi la vostra carriera sportiva diventerà luminosa e ricca di successi. Va bene, vero. Quindi regia, abbiamo l'altro ospite in linea o non ce l'abbiamo? Ok, e allora a proposito di sport, aspetta che mi cambia, aspetta che allargo la camicia, che c'è una cosa. Allarga la camicia qua, ok, fai vedere il pelo. Che pelo, guarda qua. A proposito di sport, a proposito di ospiti, a proposito di Pancras che portano bene, dopo 9 sconfitte consecutive, il Lanerossi Vicenza ieri ha vinto. E l'altro ieri io ho chiesto a questa persona se voleva partecipare a questo programma. È con noi stasera Sebastiano Berlato, Sebi De Rose. Sebi, quanto sei bello! Ciao Sebi. Oh, io volevo levare gli occhiali, ma ho visto che ce li hai anche te. Tac, perché noi ce li abbiamo. Ciao Sebi, benvenuto. Ciao ragazzi, grazie dell'ospitalità, grazie dell'invito. No, ma ciao, grazie a te. Vedo da qua che sei in bottega. Ma infatti ho detto, Sebi non risponderà mai perché sarà sicuramente in bottega. Invece lui è un lavoratore che ha anche dei
delle piccole pause per parlare con noi. Sebi, innanzitutto, come stai? Vabbè, come stai a tu e come stanno i De Rosa? Allora, compatibilmente con la situazione, chiaramente stiamo bene, di salute stiamo tutti bene, per fortuna non siamo stati coinvolti in questa triste faccenda dal punto di vista fisico e salutare, però siamo stati coinvolti così come voi dal punto di vista lavorativo, diciamo così, no? artistico diciamo. E quindi niente, siamo ancora qui che aspettiamo che prendano la decisione finale di permetterci di tornare sui palchi, di tornare andare in giro, di tornare a suonare, soprattutto come... magari con la gente in piedi. Ah no, assolutamente con la gente in piedi. Allora guarda, andiamo subito diretti al punto, non so se voi l'avete già fatto, noi abbiamo provato a fare due elettrici, ok, con la gente seduta, e dopo due elettrici con la gente seduta abbiamo deciso di abbandonare il progetto elettrico più gente seduta perché non sta proprio in piedi, è orribile da eseguire, da suonare, orribile da gestire e orribile da vedere, penso anche per il pubblico, quindi è brutto per chi suona, per chi organizza e per chi fruisce dello spettacolo. No, bravo, infatti hai perfettamente ragione, devo dirti la verità, comunque che cioè, volevo sentire questa cosa qua perché noi siamo sempre stati titubanti e abbiamo deciso di no, però devo anche dire che ho avuto un sacco di opinioni molto molto positive sul vostro acustico, su quello che avete fatto tu e Zamu, e come ti sei trovato, anche se non è una veste che ti faceva, cioè ci rimanevi un po' stretto come noi, è figa, io con la camicia lì vorrei spaccarle tutto quanto, però devo ammettere che la gente si è molto divertita. Tu ti sei divertito un po', Sebi? Sì, allora devo dire che la formula dell'acustico innanzitutto avevamo iniziato a proporla in tempi non sospetti ancora, certo. No? Anche se non è, come dici tu giustamente, nelle nostre corde, tuttavia in una situazione come questa tu sei seduto, la gente è seduta, riesce a creare un'atmosfera diversa, quindi alla fine risulta molto molto divertente la cosa, riesci a snocciolare le canzoni, a farle vedere nude e crude così come sono, e vedo che vengono molto apprezzate, hai il tempo di spiegarle, no? Mentre nell'elettrico è tutto bello frenetico, molto, molto hardcore, hai il tempo di spiegare la canzone, come è nata, e fai entrare anche in sintonia di più il pubblico proprio con la canzone, con il lato più artistico. Anche col testo, ho notato, anche nei nostri casi. Esattamente, sai, il testo dei The Rod di alcune canzoni scivola un po' via quando è in elettrico, pompato, veloce, la canzone da un minuto e mezzo, invece in realtà così uno riesce anche a gestirlo e a scoprire che non sono così idiota come potrebbe essere. Si capisce, tra l'altro comunque anche noi abbiamo fatto questa cosa e anche noi devo dire nella difficoltà ci ha dato un sacco di soddisfazione, uno spettacolo a cui ci siamo proprio affezionati. Detto questo, non vedo l'ora di ricominciare a suonare in elettrico e ci troviamo insieme con le chitarre e le buttiamo nel camino, con le chitarre di legno e ricominciamo ad alzare i volumi. Ma anche perché Sebi, come direbbe Spasio, stiamo facendo l'acustico, comunque sto andando in giro con i pantaloni con i scassetti e non si può andare in giro con i pantaloni con i scassetti dritte, non va bene. Esatto. Senti un attimo Sebi, un'altra cosa che voglio dire, sono anche abbastanza invidioso perché a noi ce l'avevamo paventata, poi dopo ci hanno scartato come sempre. Io so che a fine del mese voi partite, giusto? Quindi avete deciso di mollare la terraferma e volete partire. Poi a te già ti vedo con le bombole, tu ti butterai giù. Sì. Cosa andate a fare? Dai, raccontacelo. Allora, praticamente dal 28 di ottobre al 1 novembre... 27, Sebi, 27. 27 ottobre. Io mi presentavo a Genova. 27 se vi non tardare, porca troia, non tardare. Ci sto pensando a prendere il biglietto. Si chiama Punk on Sea, no? È una formula che viene dagli Stati Uniti, in America lo fanno da tanti anni, si chiama Salty Boat, viene organizzato dai Flogging Molly, hanno partecipato tutte le band più famose americane, sono dei Bad Religion, i Rancid, eccetera eccetera, quindi è una formula consolidata che sta funzionando benissimo e per la prima volta viene proposta anche in Italia, quindi è una crociera di 4 giorni sul Mediterraneo in cui sono presenti più di 20 band punk rock, saremo noi, Rock Power, Toxic Youth, i Peter Punk, gli Scacciapensieri, Malmos, i Bad Butchers, i Bad Frog, gli Error 44. Ma cazzo, è una figata, a noi non ci ha chiamato, non ci chiameranno su qualche bagnarola Lampedusa. Allora questo sarà il test sicuramente, certo. E il prossimo, quando sarà quella figa, naturalmente andrete voi di solito non è vero, no, questa è veramente figa, perché questa è veramente di solito a noi succede il contrario,
30 anni ci capita spesso di inaugurare una manifestazione dove ci sono pochi soldi, il palco è piccolino, poi diventa una figata pazzesca, non ci chiamano più. E con i sacchi che gli hai fatto fare tu, poi chiamano. Esatto. No, però effettivamente in questo momento qua è tutto quanto. Tra l'altro, visto che ci saranno dei punk festival in ogni posto dove andate, quindi ci sarà un punk fest a Civitavecchia, ce ne sarà uno a Barcellona, sì, ce ne sarà uno a Marsiglia. Cazzo, Sebi, sai che ti invidio di brutto? No, siete, è veramente bastardi. Siete dei bastardi. Veramente figa. Penso, speriamo che sia, che abbia un buon riscontro da parte del pubblico, della gente, perché secondo me sarà una formula assolutamente divertente. Cioè, assolutamente. Il prezzo onestamente è assolutamente accessibile, abbordabile, altrimenti non avremmo appoggiato un'iniziativa del genere. Quindi c'è ancora tempo per prendere il biglietto. Invito tutti quelli che vogliono farsi un'esperienza su una nave da crociera in queste condizioni ad approfittare. No, infatti il prezzo è veramente super abbordabile, perché comunque per una settimana 400 euro e con la camera doppia e tutto. Ma poi, ma non solo, lì non vai a pensare alla camera doppia, vai a pensare che comunque sei in giro in nave con dei gruppi e con delle persone che veramente c'è da pisciarsi dentro a ridere. Infatti mi aspetto il mio biglietto gratuito per venire a commentare per Rocker TV tutta questa crociera. Tra l'altro il 29 ottobre è mio compleanno e io ho visto la sera del 29 ottobre c'è l'animazione. La stai tirando, però te la vuoi far regalare in ogni caso, cioè, ancora un po' è l'anniversario di matrimonio. Mi piacerebbe. No, sì. Sono curioso anche di vedere che clima si creerà tra le band, no? Perché di solito sai, il conto tra le band è sempre fulace, no? Tra un concerto e l'altro, tra un sound check e una cosa, quindi lì invece avremo tempo di passare 4 giorni insieme, quindi magari di creare un po' di amalgama, assolutamente, un po' di opinioni, di avere un po' il polso reale della situazione del punk rock, dell'hardcore nazionale. Quindi sono veramente curioso da questo punto di vista di intraprendere questo vero e proprio viaggio. Senti, Sebi, scendendo dalla nave, e tu come la vedi per l'anno prossimo? Nel ecco, senso, bravo, infatti quello che volevo dire. Noi puntiamo assolutamente a tornare a suonare in una situazione di normalità, anche perché se non lo facciamo non ce la facciamo più, cioè proprio non resistiamo anche a livello economico. Ti servono due persone in bottega che vendono gli skate? Io ti devo sentire Tobia qua, perché adesso Tobia che mi dà, scusa, devo parlare con lui qua a vedere se come allora, la vedi tu? Niente, io già in tempi, no, appena iniziata la pandemia, io l'avevo già dichiarata come sarebbe andata a finire, sarebbe durata almeno 2-3 anni, difatti così è. Io la vedo che ripartirà serena dalla primavera del 2022, lì senza dubbio, o in un modo o nell'altro deve ripartire. Mi auguro che i dati che mi sembrano confortanti inducano le istituzioni a sbloccare il sistema artistico già da quest'inverno, insomma, almeno con un numero, se non con 100%, almeno con 75%, con 80%, anche perché, come sapete bene, tantissimi locali si sono già adeguati spendendo decine di migliaia di euro per la situazione, quindi è giusto che questi vengano premiati. È giusto che abbiano tutti gli sgravi fiscali possibili e immaginabili, non solo le tasse sui guadagni, ma anche le bollette, la corrente, tutte queste persone hanno bisogno di estremo aiuto, perché sono il volano dell'arte in Italia. Insomma, chiaramente non sto parlando solo dei concerti live, del rock, eccetera, ma sto parlando anche dei teatri, delle compagnie teatrali e di tutto l'indotto, di tutti i lavoratori. I lavoratori, certo, io qua conosco tantissimi ragazzi che hanno dovuto inventarsi una nuova vita. Quando ripartiranno non sarà neanche facile trovare i tecnici. Sì, è vero. Come è successo nella ristorazione, non ci sono più pizzaioli, non vero. Perché questi poveracci mica possono stare un anno con le mani in mano, sono gente che ha famiglia, quindi sono diventati carpentieri, sono diventati muratori, sono diventati autotrasportatori, tanti sono andati all'estero e quindi sarà difficile anche trovare la manodopera importante che c'era prima, perché l'Italia era un'eccellenza sotto il punto di vista dei lavoratori dello spettacolo. Magari quindi, non fargli fare i locali come è successo l'anno scorso, adeguare le strutture, adeguare tutto quanto per poi dirgli non aprite comunque. No, certo, allora sono successe tante cose strane. Io l'unica scusante che posso avere è che è la prima pandemia che affrontiamo tutti, certo. Quindi sono stati fatti numerosi errori, quindi non me la sento di puntare il dito contro nessuno, però ho amici che hanno palestre e questi hanno speso 30, 40, 50 mila euro per adeguarla, per poi sentirsi dire no vabbè sì bravi, però non aprite lo stesso. Quindi ragazzi, qui stiamo scherzando col fuoco, voglio dire, c'è gente che veramente fa questi lavori qua, nell'immaginario collettivo si diventa miliardario, invece non è così. Uno che ha un'attività in proprio, adesso come adesso fa fatica a sprangare, anche lui è finese, ragazzi, lo sappiamo tutti, no? Quindi rispetto per chi si adegua,
e anche un aiuto concreto, reale. Ecco, la cosa importante è quello che hai detto, noi ci contiamo, ci speriamo, anch'io ci punto molto sul fatto che nella primavera del 2022 le cose si sistemino, e forse per esserne proprio certi dobbiamo vedere come, cosa succede quest'inverno. Perché se veramente la copertura vaccinale riesce a contrastare il fatto che arriva l'inverno, che viviamo al chiuso, che aprono le scuole, che i trasporti pubblici, insomma tutta quella cosa di cui sentiamo parlare ormai ogni giorno da 2 anni a questa parte. Però Paolo, se adesso tu guardi, ti vai a vedere i dati dell'anno scorso, questo periodo erano già drammatici, mentre quest'anno la curva è molto molto buona, il percentuale di contagio è molto molto basso, quindi la speranza, se tanto mi dà tanto, che si va, assolutamente. Ma infatti l'incazzatura vera è perché comunque la gente ci ha messo del suo, tantissimi si sono vaccinati, tantissimi sono disposti a fare il tampone, il green pass e tutto quanto, tantissimi sono dispostissimi a entrare nei locali con le mascherine, ma parlando di noi, del nostro settore, Pancras, De Rozer, lucisti, fonici, ma perché cazzo le sedie? Perché? Perché questo deterrente che non ti permette di fare un concerto rock, un concerto punk rock o comunque un concerto in un locale stando in piedi? La prima cosa è quella, la prima cosa è passare al concerto in piedi. Esatto, perché è quello, perché il concerto in piedi se lo farebbero tutti con le mascherine alla fine, o no? No, chiaro. No, ma ormai è il trend anche europeo, ormai è questo, insomma adesso avete visto che l'SO36 mi sembra che questo il weekend scorso abbia riaperto al ballo proprio, quindi al Tanz tedesco, quindi è un ottimo segnale, insomma l'SO36 è il locale storico di Berlino, bellissimo, quindi da lì speriamo che sia un buon anno poi per tutta quanta l'Europa, anche in Francia ormai tutti gli locali hanno aperto, l'Inghilterra come sapete... L'Inghilterra già un po'. Appunto fatto via morta là, quindi loro da gennaio sono già operativi su tutti... Di fronte, speriamo che anche l'Italia sia un po' di coraggio, perché a questo punto non so neanche fra poco ci troveremo per la scelta di morire di Covid o morire di fame, no? Voglio dire, quindi bisognerà avere un po' di coraggio, buttarsi, ormai i numeri sono buoni, la percentuale vaccinale è buona, quindi penso che a questo punto sia necessario che qualcuno si prenda la responsabilità. Ma pensa a te. Mai avrei immaginato un giorno di fare un'intervista con Sebi e dover parlare di questioni sanitarie, di Covid, di queste cose. Come sono cambiati i tempi? Una volta si parlava una volta solo... si parlava di questioni sanitarie. Oh, ma dove sei stato ricoverato l'altro ieri sera? Così, ma sei disintossicato. Era birra e rock and roll e più o meno basta. Sebi, senti, torneranno questi tempi, dai. Siamo tornerà, ma assolutamente. Sì, per forza, cazzo, torneranno. Poi fra 2 settimane compio 50 anni, vuol dire 50 anni. Sì, regaliamoli sto biglietto per la crociera, perché sennò continua a dire che compie gli anni. Qualcuno... Facciamo un crowdfunding for paletta. Senti un attimo, Sebi, allora innanzitutto complimenti per il Vicenza che ha vinto la sua prima partita dopo tanto tempo, perché te lo meritavi, ho visto che hai fatto un post. Diciamolo a casa, lui è un gran tifoso storico del Vicenza. Sì. Ieri ero presente a Pordenone. No, a Lignano. A Lignano Sabbiadoro ha giocato? Ah, sì? Ah, bello, col terzo tempo in spiaggia? No, ho fatto il primo tempo, una bella tappa a Porto Lugaro, un bel tempo, dove ho trovato anche dei cari amici, fratellità, e poi abbiamo fatto il secondo tempo da Gigi Marchetto, che è un ottimo sempre lì a Lignano, e poi naturalmente allo stadio. Quindi un'ottima, poi 4-2 vinto, quindi la giornata perfetta. grandissima partita, ero contento per te, sono sempre contento solo per te dai tempi di Viviani. Senti Sebi, noi ti salutiamo, grazie, vi auguriamo un bellissimo tour in crociera, mandate un po' di video in diretta perché vi seguiremo, e divertitevi veramente. Ma perché tanto, tu non vai, c'è bisogno, non vai anche tu in crociera, e adesso sentiamo MSC MSC vuol dire Mantegazza, sei con noi vuol dire. E quindi Sebi, grazie mille. Speriamo. Mantegazza, stai a casa. Cazzo, ok. Sono Mantegazza, stai a casa. E con questo ti salutiamo, bellissimo. Sebi, grazie, Sebi. Speriamo di vederci presto. Grazie per la tua presenza. Teniamo duro e ci vediamo presto sui palchi ancora in elettrico a spaccare tutto. Dai, grande Sebi. Ragazzi, vi voglio bene. State anche bene. Noi, ciao, noi, Sebi, ciao. Grazie. Ciao. Sempre bello, è sempre bello. Ma fare quando due ci chiameranno in crociera? Io voglio venire in crociera. Ma guarda che mi sembra che l'anno scorso. Ma io voglio venire in crociera. No, l'anno scorso.
dice, ha chiamato il 25. No. E, allora, ragazzi. Comunque, qua fa un caldo incredibile. Ti avevo detto, facciamo partire la. Ma è perché sono è cambiato il clima. Hai visto, fuori c'è il tifone, dentro fa caldo. Allora, abbiamo parlato con Sebi, tra l'altro, con i De Rozier. Il nostro primo incontro è stato nel 1991. Pensate, due anni dopo che abbiamo iniziato a suonare. 1991 al CPA di Firenze, primo concerto. Ci siamo incontrati con questi tre ragazzotti. Tre ragazzotti vicentini, e è nato un grandissimo amore che non si è mai levato. No, no, siamo sempre stati molto andati. Assolutamente. Andiamo d'accordo. Assolutamente. Allora, abbiamo un po' rivoluzionato la scaletta perché, come vi abbiamo detto, ci state seguendo tra l'altro in diretta su Twitch, ma su Facebook siamo in differita, mandate comunque messaggi. Uh-huh. E abbiamo avuto anche dei problemi con il collegamento con Giulio Cavalli, però pare che Giulio sia con noi. Giulio è con noi, diretta, Giulio sa sempre quando collegarsi, dove collegarsi. E allora ve lo introduciamo, Giulio Cavalli. Ciao Giulio! Eccolo. Ciao, mamma mia, sei sempre informissima, eh? Sempre informissima. Ciao Giulio, come stai? Ma dai, abbastanza bene. Se non fosse per la pioggia, il ritardo dei treni, Draghi al governo. Le cavallette. Senti Giulio, io prima per introdurti dicevo che sono stato io via nelle ultime due settimane e mi sono accorto che il mondo, soprattutto l'Italia, si è rovesciata, sembra andare tutto a funzionare al contrario, quindi ci sono i fascisti che gridano contro la dittatura sanitaria, poi parlavo di Morisi che parlava, insomma, seminava veleno contro omosessuali, stranieri, drogati, e poi lo arrestano per cose molto attinenti, Dell'Utri viene assolto, Mimmo Lucano viene condannato, insomma una serie di cose per cui ho detto abbiamo bisogno della mente più brillante che io conosca, almeno qua in Italia, per aiutarci ad orientarci in questo mondo che funziona alla rovescia. E vorrei proprio partire, se mi consenti, dall'Afghanistan, perché io mi chiedo perché, cioè perché è successo quello che sta succedendo, siamo stati 20 anni in Afghanistan e non abbiamo consolidato uno stato, un esercito, non abbiamo curato la cultura, per poi andarcene via e lasciare tutto come era prima. Cosa c'è sotto? Cosa c'è sopra, di fianco, di lato? Qual è il motivo? È successo quello che è successo perché la guerra e i signori della guerra sono la più importante lobby degli Stati Uniti e quindi inevitabilmente la più importante lobby dell'Occidente e soprattutto della cosiddetta NATO. E quindi l'Afghanistan è stato un mercato dove pascolare la lobby della guerra, e la cosiddetta esportazione della democrazia è stato semplicemente un volantino elettorale. E dopo 20 anni gli Stati Uniti si sono accorti, quello che molti analisti, ma anche non analisti, quello che osservatori lucidi come Gino Strada in realtà indicavano da tempo, ovvero che in Afghanistan non esiste uno Stato che è legittimato dalla sua popolazione, primo. Secondo, l'Afghanistan è uno Stato che economicamente non sta in piedi. Cioè l'Afghanistan vive sugli aiuti internazionali. Nel momento in cui tu hai bisogno degli aiuti internazionali per vivere, inevitabilmente significa che hai bisogno di compiacere tutte quelle nazioni che ti danno i soldi per continuare a sopravvivere. È successo che per riniziare una nuova guerra bisogna prima far finta di fare la pace, e quindi prima Trump e poi Biden, che devo dire in questo caso si è dimostrato un Trump semplicemente che non rutta a tavola. Questa è una bella definizione, bello, mi piace. E ha abbandonato il paese. Ora, la cosa che mi colpisce da osservatore esterno è, primo, che sarebbero arrivati i talebani, lo sapevano tutti. Al massimo si può discutere del fatto che siano arrivati così velocemente, sì, 10 però minuti. È una consolazione un po' magra, no? Se voi fate un album e dite andrà sicuramente di merda, che vada di merda martedì o venerdì, insomma, dietro sempre cazzi amari per tutti lo stesso, primo. E secondo, non so se noti, in Afghanistan sembra che sia scoppiata la pace, che vada tutto bene adesso. È servito per riempire 15 giorni i telegiornali, tutti i virologi sono diventati esperti di Afghanistan, e adesso invece sono tornati tutti a farsi allegramente i cazzi loro. Lì c'è una situazione umanitaria pazzesca, l'UNICEF se ne sta occupando, ma per situazione umanitaria gravissima intendo che ci sono milioni di bambini che non hanno da mangiare per il prossimo inverno,
E in più noi che abbiamo fatto i buoni con gli afghani e abbiamo fotografato i soldati occidentali che sollevavano i bambini come fossero trofei, in realtà sono gli stessi bambini a cui viene puntato il fucile nel momento in cui tentano di arrivare in Europa attraverso la rotta balcanica. Insomma, è stata tutta una pessima recita di fine anno e ricadremo tra poco nella stessa identica situazione di prima. Se la NATO dovesse rispondere dei suoi successi e dei suoi fallimenti, direi che la NATO è morta in Afghanistan. Certo, hai ragione, lo dicevo anche prima, che c'è stato quel periodo dove erano tutti interessati alla sorte di queste donne afghane nelle mani dei talebani. Ho visto anche leghisti preoccupati per la sorte di queste donne, poi ho visto che però di quelli che morivano in mare, le donne, i bambini che morivano sui nostri mari, continuavano a sbattersene il cazzo allegramente, quindi ho detto vabbè, la situazione è normale. Ma non è normale invece dal punto di vista della magistratura, quindi cambiando argomento, scusa, mi approfitto di te per cercare di orientarmi anch'io. Ma neanche cercato un filo logico finto, è proprio passato da uno all'altro. Esatto, sono andato diretto, perché i tempi sono quello che sono. La sentenza Lucano veramente è... Comunque noi... ce l'ha un attacco, perché comunque stavamo parlando di profughi e tutto quanto, e quindi la sentenza Lucano... Sì, certo, Lucano, che è Mimmo Lucano, che ha creato un modello di solidarietà, che ci invidia tutto il mondo, è stato anche insignito tra le 50 persone più importanti del mondo. C'è una sentenza, gli hanno dato 13 anni, uno in più di quello là che sparava contro gli immigrati, non mi ricordo il nome, come si chiamava? Traini, bravo. E si parla, e quindi anche lì, sentenza politica. Abbiamo voluto in qualche modo condannare questo modello perché faceva paura, evidentemente un modello che funzionava, che era anche efficiente. Come la vedi questa situazione? Come mai? C'è un magistrato che si presta a fare una cosa così vile? Ma sicuramente c'è un procuratore capo di Locri, scrive oggi un bellissimo articolo, Yakite. Ogni tanto su internet trovi questi blog di giornalisti indipendenti che sono molto coraggiosi. Si chiama proprio Yakite e racconta la storia del procuratore capo di Locri, che è una storia piuttosto curiosa, nel senso lui fa il reggente perché a un certo punto se ne va. Quello che lo sostituiva è convinto di essere eletto procuratore capo del CSM. Ad un certo punto il CSM invece elegge una giudice di Catanzaro, del tribunale di Catanzaro. Lui non prende neanche un voto, che è fantastico, pensarsi favoriti e poi non entrare neanche in classifica è un po' come Renzi alle prossime politiche. Non prende nemmeno un voto e quella invece rinuncia, dice rinuncio in nome dell'onorabilità, eccetera. C'è già qualcosa di strano. Esatto. Primo. Secondo, il PM che ha portato avanti l'accusa, che è quello che ha rilasciato questa intervista, non so se l'avete letta, se non l'avete letta meglio per voi, è pornografia giudiziaria, ma in cui ha detto che ci è rimasto molto male perché Lucano è stato condannato e si è permesso anche di dire, tra l'altro, che lui ha chiesto meno degli anni giusti perché così si vede che, no, con la sua coscienza era a posto. Un magistrato che addirittura vorrebbe essere ringraziato per essere andato con la mano leggera, in un paese normale sarebbe uno stronzo. Il problema è che non si può scrivere, però qua si può dire e lo diciamo. Bene, siamo qua per c'è quello. Tutto fondamentale, l'aria intorno a ciò che ha fatto Lucano è un'area pericolosissima. Nel momento in cui tu vuoi innescare una narrazione culturale rilevante per distruggere il buonismo, chiamiamolo così, però l'hanno sempre chiamato così, no? Hai bisogno di azioni simboliche. Io credo che la condanna a Mimmo Lucano sia fortemente simbolica e ho una paura fottuta di un paese che ha bisogno di azioni simboliche per parlare di rimbalzo a qualcun altro. C'è un fatto giudiziario, le sentenze non si commentano, ma i processi sì. Io ho avuto la fortuna e l'onore di seguire il processo di Lucano perché faccio un lavoro molto privilegiato. Nel processo di Mimmo Lucano, questo vedo che sfugge a molti, non sono stati trovati soldi. Mimmo Lucano in un'intervista 3 giorni fa ha detto che ha 8 euro sul conto corrente, che sono 8 euro in più di quelli che ho io. Questo ne dimostra che avrei potuto fare il sindaco a Riace. Però non è stato trovato un solo euro. Il procuratore capo dice che ha trovato una cassaforte vuota e quindi lui presume che quella cassaforte prima fosse piena.
bella, molto Cappuccetto Rosso, se ci pensi, come tesi della Curia. E si sono inventati dei fini politico-elettorali. Cioè loro hanno detto: Lucano ha fatto il buono perché voleva essere eletto. Il problema è che Lucano non si è mai candidato, ma non si è mai candidato ora, anche perché, ma non si è mai candidato mai. Quando il Partito Democratico l'avrebbe voluto usare, no, come, cioè, come gatto a nove code del buonismo da rivendere ai suoi elettori. Mimmo Lucano si è candidato adesso, si è candidato con una lista civica di Luigi De Magistris, e quelli che hanno detto ha fatto tutto questo che voleva candidarsi hanno fatto... Hanno costruito una tesi dell'accusa ex post in cui ci hanno detto: avete visto, dopo alcuni anni si è candidato, però i fini politico-elettorali non esistono, perché se i fini politico-elettorali fossero materia giudiziaria avremmo metà Parlamento dietro le sbarre. Punto primo. Secondo, che secondo me è il punto fondamentale, dicono: Lucano ha favorito delle associazioni. Se andate a vedere che associazioni sono, sono associazioni di Riace, capisci? Cioè è un po' come, capisci? È un po' come invitare la banda dell'oratorio del paese e portarmi in tribunale perché dire che volevo vincere l'Euro Festival, no? È una roba che non ha senso, cioè proprio a livello di proporzione. Quindi abbiamo una volta che abbiamo in Italia una persona che fa qualcosa che funziona, prima cosa, perché il modello di Lucano funziona, è riuscito a creare veramente solidarietà e integrazione, che non si mette dei soldi in tasca. Il modello Salvini lascia i cadaveri sotto al mare, esatto. Il modello Lucano invece dà dignità alle persone, questo mi sembra evidente. Che non prende soldi, che non cerca di approfittarsi di questa visibilità per mettersi in politica, per avere dei tornaconti di qualsiasi tipo, noi lo condanniamo a 13 anni. Un paese che veramente funziona al contrario. Siamo in primo grado di giudizio, io sì, penso certo. Che quello sicuramente verrà smontato molto. Ma sì, sicuramente come siamo in Italia gli daranno l'ergastolo, quindi vai tranquillo. No, però è una piccola cosa, dopo cambio argomento, però è una piccola cosa che fa pensare. Comunque io ho visto tanta gente dello spettacolo, tanta gente comunque del giornalismo e tutto quanto che ha preso comunque la parola e diciamo le difese di Mimmo Lucano. Ho visto molti pochi politici però che sono attaccati, forse perché c'erano le elezioni e tutto quanto, non volevo. Io ho visti pochi anche al funerale di Gino Strada, purtroppo. Assolutamente, sì. Senti, dai, cambiamo argomento e facciamo un argomento che cacchio. Allora, tu lo sai quanto i Pancras ti vogliono bene, perché noi ci siamo conosciuti, abbiamo fatto una serata meravigliosa sul porto di Rimini e ci siamo innamorati tanto di te, e sicuramente faremo qualcosa che potrà unire la musica e il tuo lavoro, e faremo qualcosa di super meraviglioso. Però voglio sapere da te, che appunto sei un punto di riferimento intellettuale, soprattutto sei un punto di riferimento anche come uomo, come persona, così, cosa ne pensi sulle proteste sul Green Pass e sui vaccini? Voglio saperlo da una persona colta come te. Cosa ne pensi? Allora, beh, la questione sui vaccini è una questione che la comunità scientifica ha dato le risposte. Penso però che questa netta divisione tra sì Green Pass e no Green Pass, e soprattutto questo giochetto di far apparire chiunque sia contro il Green Pass semplicemente un negazionista, se non un allarmista, un complottista, sia il modo migliore per non dover ammettere che la comunicazione dal punto di vista politico e secondo me anche dal punto di vista scientifico, parlo di qualche notevole virologo diventato star, sia piuttosto mancante, molto lacunosa. Ti faccio un esempio: io oggi ho condiviso sui miei social un video che a me ha fatto esplodere il cervello, in cui il generale di, il generale migliore, no, come si chiama? Sì. No, è un porco cane, quello con tutte le stellette, figliuolo. Non migliore, che cazzo, il generale figliuolo era da Fazio, Babbo Natale Fazio. Era da Fazio, e puoi immaginare, è stata una roba proprio stand up in questo momento economico attivissimo di televisione. E a un certo punto dice: le persone hanno paura a vaccinarsi perché semplicemente perché dentro il vaccino c'è un po' di virus. Proprio preciso, scientifico, no? Diciamo. Ora, la comunicazione continua ad essere assolutamente errata. La criminalizzazione del dubbio è sempre antidemocratico. Noi dobbiamo avere il coraggio di dirla questa cosa. Il dubbio
deve essere spiegato e non criminalizzato. Sono d'accordo con te. Scavalca una discussione dell'interpretazione della Costituzione che invece è degna di paese civile. E soprattutto un governo deve governare e non deve essere paternalistico. E quindi se il governo ha messo il Green Pass, come alla fine confessano loro stessi, per spingere le persone a vaccinare, e allora si prende la sua responsabilità politica, visto che dovrebbero essere i migliori, mette un obbligo vaccinale e chiude la questione. Vabbè, nel momento in cui tu giochi di sponda, inevitabilmente il dubbio, poi è ovvio, nei dubbiosi ci sono coloro che conoscono la validità del vaccino e che si permettono, per fortuna io dico secondo me, di porre l'accento anche su ciò che è il diritto e su quali sono le regole che bisogna seguire e sul fatto che il governo debba seguire le regole che si è autoimposto. E poi dentro ci sono dei cazzoni e vabbè, ma quelli arrivano sempre. Guarda, mi hai fregato la domanda, perché io la penso esattamente come te, anzi trovo che ogni tanto ci sono alcuni pro-vax che sono più dannosi alla campagna vaccinale di alcuni no-vax. Oddio. Nel senso che vanno in giro a spacciare a volte delle certezze che non ci sono, che a volte non ha neanche la scienza stessa. E sono d'accordo con te, perché io che sono vaccinato, la mia famiglia è vaccinata, però non mi sento minacciato se qualcuno pone dei dubbi su quello che stiamo facendo. Anzi, sono contento e mi attendo che gli vengano date delle risposte, perché il fatto che vengano posti dei dubbi, se ne parli, si commentano, secondo me è una cosa senz'altro positiva. La cosa che effettivamente non ho mai capito è quello che hai accennato tu prima. Cioè, se siamo tutti d'accordo, la comunità scientifica è d'accordo, gli stati nel mondo sono d'accordo, il vaccino è la scelta migliore, l'unica forse disponibile per combattere questa pandemia, perché non l'hanno semplicemente reso obbligatorio? Cosa che semplicemente che lui, io avrei fatto... Una mancanza di coraggio, siamo ancora un paese un po' codardino. L'avrei fatto subito, ma non solo noi. Magari anche partendo da delle fasce di età, sopra i 40 anni, magari i ragazzini si potevano lasciare a parte, non so. E invece noi come dubbi sempre... Che mi vengono, non so. Quindi il motivo, secondo te, esattamente qual è? È solo codardia. Codardia. Oppure non partiamo dai fasci di età, perché partiamo sempre coi fasci e basta. No, è vigliaccheria politica. Vigliaccheria, sai, politica, bravo. Abbiamo un governo di antichi democristiani, nella migliore delle ipotesi, se non addirittura paramassoni. Che però poi non lo fanno neanche gli altri paesi. Destra, Non lo fanno neanche gli altri paesi, però. Cioè, l'obbligo vaccinale non mi risulta che sia... Sì, ma non utilizzano il Green Pass per spingere... Quello è vero. La differenza è sostanziale, no? Certo. Cioè, l'utilizzo nel momento in cui tu obblighi un lavoratore ad avere il Green Pass per poter lavorare, ti addentri in una questione costituzionale che è veramente delicata. E quindi o hai delle motivazioni, e le motivazioni... cosiddette sanitarie non hanno senso, perché la comunità scientifica non dice il Green Pass risolverà il problema della pandemia nel mondo. La comunità scientifica dice il vaccino ci può aiutare a risolvere velocemente il problema della pandemia. Quindi significa che attiene al campo politico e al campo di governo, no? E giocare di rimbalzo con quello, sai, è un po' ricattatorio. Sì, è un pochettino, è da giustificare. Noi comunque speriamo che la gente si vaccini e che riusciamo in qualche modo a uscire da questa situazione. Mi conto che c'è un noto virologo, di cui non facciamo il nome, il noto virologo direi, che ha detto: sono molto contento che abbiano messo il Green Pass, perché coloro che non si vaccinano staranno in casa chiusi come topi. Cioè, siamo a questi livelli qui, capisci? Sì, che poi si crea anche questo, appunto, come dicevi tu, questa divisione netta, si creano le tifoserie, e le tifoserie è una cosa che funziona bene per il calcio, perché lì la tua squadra o vince o perde, e se vince la tua perde quell'altra. Ma quando si parla di stare bene, di sanità, credo che tutti abbiano lo stesso obiettivo, cercare di stare bene tutti quanti. E senti, ti volevo dire, noi siamo musicisti, tu oltre che essere scrittore, drammaturgo, sei anche attore, e quindi autore di spettacoli teatrali. Secondo te non dovremmo, a questo punto, all'80% quasi di vaccinazione, con il Green Pass, con tutte queste cose, non si potrebbe cominciare a sciogliere un attimo le briglie, lasciarci fare i concerti con la gente in piedi, riempire un attimo i teatri, visto che le chiese lo possono fare? Insomma, non sarebbe il caso anche qui di prendere un pochettino di coraggio?
secondo te? Ma sì, sarebbe il caso soprattutto di rendersi conto che siamo un paese che ha treni, metropolitane, mezzi pubblici strapieni, e tra l'altro nelle metropolitane non c'è neanche lo Spirito Santo a proteggerti come in chiesa, quindi e siamo un paese soprattutto che continua a ritenere l'arte, la cultura una parentesi ludica e non una delle fondamenta, no? Della costruzione di una comunità, della crescita sociale, della crescita anche civile di un paese. Quindi io direi assolutamente che sarebbe il caso. Mi sfugge perché un ristorante col Green Pass possa riempirsi e un teatro no, tenendo conto che poi il teatro non si mangia nemmeno. Io di solito li cazzo sempre gli stronzi che scartano la caramella, quindi no, da questo punto di vista. E soprattutto al ristorante c'è sempre l'ubriaco dopo il limoncello in piedi sul tavolo, cazzo, che invece dei teatri. Siamo noi. Sì. Senti, invece, cambiando argomento, che progetti hai invece tu? Cosa stai facendo? Bravo, facci sapere. Allora, io adesso comincio a scrivere il romanzo nuovo, entro ottobre. Cioè, lo sto dicendo a voi per autoconvincermi, per dirlo al mio vino nel cervello. Assolutamente sì. Quindi ricordatevelo. E, ho preparato uno spettacolo nuovo che parte dai 30 anni della morte di Falcone e di Borsellino e che parla di mafia, di 'ndrangheta e anche... Ah, vuoi stare tranquillo per un'altra quindicina di anni? Come al solito. Sì, perché in realtà mi sono sentito un po' solo in questi ultimi anni. E quindi ho pensato che volevo. Però sarà uno spettacolo politicamente corretto. L'ho intitolato Teste di Minchio. Okay. Diciamo quello di cui stavamo parlando è perché Giulio ha avuto la scorta proprio per essersi occupato di mafia in passato. E per cui per quello dicevamo: abbiamo fatto quella battuta, vuoi stare tranquillo ancora. Però, sai, così almeno mi diverto un po'. Ho voglia di tornare a teatro. Al massimo andrò a farlo nelle chiese. Ma sai che funziona di brutto uno spettacolo come ci stai descrivendo te? Funziona di brutto con un gruppettino lì di dietro che ti accompagna musicalmente. Ma te la butto. Io conosco un po' di gente. Una data insieme la farei. Io sono anni che ve lo dico e sì, voi scappate. È vero. Hai ragione, no, non scappiamo, non è vero. Solo per questioni di divergenza e calcistica, tra l'altro. Non è vero. No, anche noi, guarda, ci stiamo da domani, giuro, ci siamo imposti, da domani torniamo in sala prove e ricominciamo a scrivere canzoni nuove. Abbiamo già del bel materiale e ci piacerebbe tanto, ce lo diciamo da tanto, stavolta lo facciamo, anch'io lo faccio per autoconvincermi e dobbiamo fare una canzone insieme, assolutamente. 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 Giulio, senti, noi ti salutiamo, speriamo di vederci presto in giro. Senti, dai. Una domanda che non ho. Che, scusa, prima di andare, non sono riuscito a seguire perché venivo qua in studio, ma come stanno andando le proiezioni? Ma io vedo. Dunque, Calenda, come al solito, ha vinto solo su Twitter, da quello che ho capito. Ma non era solo un pochettino sopra la Raggi, Calenda? No. Era un sto bastardo di Piepoli mi ha rotto il cazzo, veramente. Io non lo seguo più Piepoli. Ma guarda che Piepoli, a parte che Piepoli non esiste, è su un'isola deserta da 40 anni insieme a Elvis e Buona Pozzi. Quindi ci sono tu che guardi ancora. Sapevo che finiva così. Però detto questo, mi sembra che ci sia prima il candidato del centrodestra. Sì, sono lì. Quindi hanno votato anche i cinghiali. Ah sì. Va bene, e siamo stati eleganti, ti salutiamo, siamo stati eleganti perché noi non siamo come Morisi, potevamo affondare il coltello nella piaga di Morisi. Però... Detto il Caravaggio, Michelangelo Morisi della Lega, detto il Caravaggio. Morisi è veramente, no? Infatti, ci passiamo anche perché parlare di Morisi perché suocera intenda. Assistiamo invece con grande gioia allo sgretolamento di Salvini. Sì. Aspetto di incontrarlo a un concerto dei Panthers, facciamo una partitina a calcetto. Assolutamente, il Mojito Football Club. Va bene Giulio, grazie di cuore, veramente, sempre un piacere. Se ho altri dubbi, non capisco quello che sta succedendo, io ti chiamo. Va bene, e io ti rispondo. Dai, grazie mille. Ciao Giulio, grazie. Ciao, un abbraccio. Ciao. Con noi stasera Giulio Cavalli è stato, mamma mia, che belle puntate. Ma
noi che abbiamo sempre una puntata con persone intelligenti, noi siamo quelli meno intelligenti di ma tutto Pancras quanto. In house non è Pancras una bella in house puntata. È così, e così si parla a 360 gradi, anche se stasera saremo in differita, quello che vedrete su Facebook, pensate ma che siamo in diretta su Twitch, siamo in diretta su ma Twitch, siamo in differita per Facebook. Problemi perché è successo qualcosa di strano, mm-hmm. In tutta Italia ha crashato Facebook, sì, sapevano che c'era questa puntata con Giulio Cavalli e soprattutto con Sebi dei The Rozer, con Sebi dei The Rozer che... Ragazzi, noi vi salutiamo. Andiamo a fare una doccia perché qua ci saranno 50 gradi. Mamma mia, oh, però abbiamo anche da bere. Comunque, noi vi salutiamo e vi ringraziamo comunque anche stasera di essere stati così in tanti. Poi dopo domani lo vediamo. Andiamo a controllare. E vi lasciamo con una delle rubriche che in questo momento in Italia sta spopolando, sta funzionando di brutto. Che è l'almanacco dello zio Gagno. L'almanacco dello zio Gagno stasera vi racconterà cosa è successo non soltanto nella giornata di oggi, ma anche nelle giornate successive. Ah, l'hai visto stavolta? E io l'ho visto. Ah, di solito te lo tieni come sorpresa. Ah, l'ho sempre visto. E ci sono delle cose molto, molto interessanti. Lui comunque fa delle considerazioni sui nati, i morti. Non spoilerare. Ma dai, fammela spoilerare. Ok, dai, non la spoiler. Questa c'è una ricorrenza oggi di una delle più grandi cantanti, non spoiler. Ma non spoilerà. Non spoiler. Quindi vi lasciamo al con Gagno. L'almanacco dello zio Gagno. Nuas e Paletta vi rimandano la settimana prossima. Lunedì settimana prossima. Alle 18 se le cose funzionano. Se, tutto se no in differita. Abbiamo in un certo Bergoglio in diretta. Dici, se tutto va bene. Allora non saremo in diretta. Va bene, ci sentiamo e ci vediamo lunedì prossimo. Sempre qui su Rocker TV. Ciao. Ciao. Gagno. Buonasera ragazzi e bentornati a questa piccola rubrica col vostro Gagno. Oggi 4 ottobre il sole sorge alle 6:26 e tramonta alle 17:56. La luna entra nella Vergine ed è calante. Gli organi interessati da questa luna sono l'intestino tenue e pensate un po' il pancreas. Perciò mi rivolgo ai miei compagni d'arte. Visto che il 6 la luna entrerà nella bilancia, abbiamo solo 2 giorni per poter scrivere il nostro capolavoro. Un miracolo. Il santo del giorno è San Francesco d'Assisi, patrono principale d'Italia, da cui gli abitanti del bel paese si guardano bene dal trarre qualche insegnamento. Nato ricco, si spogliò di tutti i suoi averi per aiutare i più deboli. Lo stesso d'altronde lo sta facendo l'odierno Papa, essendosi dato il nome Francesco. Scherzavo. Anche Bergoglio, d'accordo con tutto il porporato, non intende rinunciare alla comoda ricchezza del clero. Dimenticavo che sotto questa luna, sotto l'influsso di questa luna, è interessata anche la digestione e questa ci servirà per poter digerire l'anniversario di cui sto per parlarvi. Il 3 ottobre del 2013, sì lo so, il 3 era ieri, però la rubrica è mia e vi racconto un po' quello che mi pare. Il 3 ottobre del 2013 sono morte nel naufragio di una imbarcazione di scafisti libici 368 persone, uomini, donne e bambini. Partiti dalle coste del Nord Africa, in più di 500, stipati in ogni anfratto di quella barca, partiti con la speranza nel cuore, si sono invece rovesciati a poche miglia dal porto di Lampedusa, in quella che è stata nominata la più grave catastrofe marittima del Mediterraneo di inizio millennio. Questi sì sono martiri, questi sì, ma non campeggeranno mai sui nostri calendari tra santi e beati della nostra cristianissima e fondatrice dell'Europa, cultura. Beh, adesso per sdrammatizzare potrei bestemmiare. No, non ve la do questa soddisfazione. Dai, torniamo al 4 ottobre, data in cui dal cosmodromo di Baikonur in Unione Sovietica venne lanciato il primo satellite artificiale, lo Sputnik 1, che restò in orbita 3 settimane a vigilare sul socialismo e poi esaurì le batterie. Il 3 ottobre del 1883 parte la prima corsa dell'Oriente Express, una crociera su rotaie, che da Parigi arrivava ad Istanbul passando per Monaco, Vienna, Budapest e Belgrado.
In ogni suo viaggio doveva compiersi un omicidio, risolto poi da un investigatore belga con i capelli e i baffi impomatati. Il 4 ottobre del 2006 nasce WikiLeaks, ultimo tentativo di fare del giornalismo una professione seria. E ora parliamo di musica. Il 4 ottobre del 1970 muore per overdose di eroina Janis Joplin, cantante di blues e di rock tra le più talentuose della sua epoca, irrequieta, selvaggia, aggressiva e quindi fragile. Entra di diritto nel club dei 27 in quanto, oltre all'età e ai bagordi, aveva anche delle J sia nel nome che nel cognome. Bene, parliamo ora del 5 ottobre del 1947. Vi ho già detto che con le date faccio un po' quello che mi pare. Nasce a Dunston in Inghilterra Brian Jones, cantante degli AC/DC, a cui tutti domani faremo gli auguri mediante social. E per finire, il 4 ottobre del 2023, dopo che l'ennesimo politico conservatore viene arrestato strafatto in un'orgia promiscua a spese dei contribuenti, in molti tra governo ed opposizione calano la maschera, dichiarandosi consumatori abituali di sostanze stupefacenti, togliendo così ogni dubbio agli elettori ed innescando finalmente un dibattito sul tema libero da ogni ipocrisia, ponendo fine all'abitudine della menzogna in politica. E con questa previsione di migliori tempi, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Sempre Pancreas in the House, sempre Rocker TV, da Gagno e dai Pancreas. Ciao!